Siamo davanti al carcere di Poggioreale. Questa mattina il movimento RDDS ha deciso di fare un volantinaggio per sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alle condizioni di vita dei detenuti. Seguite il servizio. Qual è la motivazione che vi ha spinto stamattina a fare questo volantinaggio? Sicuramente per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma c'è anche qualcosa d'altro. Sì, in pratica ci ritroviamo quest'oggi a rappresentare un pochettino quella che è la Costituzione italiana, che sancisce l'articolo 32 per i diritti dell'uomo. Oltre a questo l'articolo 155, che è il diritto alla tutela della salute. Dico questo perché è ben chiaro che questo è già attivo all'interno delle carceri, come è già attivo che ci siano delle persone preposte a tutto questo. Ma è anche vero che noi veniamo a rivendicare un qualcosa che esiste da anni, che è la carenza igienico-sanitaria e i problemi che ci sono di sovraffollamento del carcere. Un detenuto che si ritrova all'interno di un carcere dove non esistono né saturimetri né cure alternative si vede imposto, in un certo senso velato dall'informazione del mainstreaming, un qualcosa che è solamente acqua santa per tanti, che sarebbe il vaccino. Il vaccino potrebbe essere così, nel momento in cui fosse un vaccino dal nostro punto di vista, e sono semplicemente liberi di poterlo fare tranquillamente, chiunque voglia fare il vaccino. Ma il problema è che parliamo di un farmaco sperimentale in un contesto dove ci sono carenze sanitarie e dove possono portare delle conseguenze molto, molto più pesanti e incisive rispetto a quello che è l'esterno. Loro lamentano molto, diciamo, dei bagni in comune, c'è sporchizia che c'è nel carcere, igienico proprio zero. E tra i tanti abbiamo trovato anche l'avvocato Antonio Esposito, avvocato che è molto sensibile alle difficoltà di chi vive purtroppo rinchiuso all'interno delle carceri. Quindi avvocato, stamattina, oltre ad essere sensibile sotto l'aspetto professionale, ma anche sociale, perché lei è anche in veste di rappresentante politico. Certo, buongiorno. Allora, io sono il segretario cittadino per la CMI, Confederazione Movimenti Identitari, oggi vicina all'associazione RDDS, con Gabriele Esposito che ne è il promotore, per testimoniare quella che è il mio appoggio a un tema molto sensibile, a un tema che direi che oggi deve essere assolutamente attuale. E la popolazione carceraria ha il diritto di scegliere in merito alla vaccinazione, molto spesso solo perché si è in ambienti di restrizione o perché si è in ambienti dove probabilmente l'epidemia potrebbe avere una maggiore diffusione, si va verso l'obbligo vaccinale. Credo che non sia a questo punto obbligatorio un intervento sanitario del genere, anche perché c'è sempre la libertà di scelta nell'ambito delle vaccinazioni e nell'ambito appunto del diritto alla salute. Quindi siamo per testimoniare questa battaglia vicini all'associazione RDDS e soprattutto confidiamo che il ministro di Grazia e Giustizia possa sensibilizzare anche le istituzioni sanitarie ad una informazione maggiore, ad una scelta sanitaria della vaccinazione, quindi facoltativa anche per la popolazione carceraria.